Napoli che effettua la rimessa. Si ammucchiano in mezzo ai nostri, il passaggio per Calderisi che restituisce a De Napoli, il quale effettua il traversone, porta vuota, Calderisi, c'è forse calcio di rigore, comunque si prosegue, fallo su Calderisi, Di Gennaro mette in mezzo, Altobelli, Altobelli, gol, gol di Altobelli! Grande riflesso e grande prontezza di Altobelli, dopo che in precedenza dell'azione c'era stata una irregolarità palese, ne era parso su Calderisi, comunque vedete come Altobelli mette fuori tempo il portiere e colloca in gol. Ancora il traversone di Gennaro, la gran giocata di Altobelli, il suo tocco vincente, 18 minuti di gioco, Altobelli per l'Italia, bomber della formazione italiana e al suo terzo successo personale. Pallo di mano, Chuck Van Graaf, molto largo per Chabun, anzi per Choi Son, converge Choi Son al tiro ed è il gol. Choi Son Oh, gran gol di Choi Son Oh, gran tiro, nulla da fare per Galli, è tutto da rifare invece per la nostra nazionale. Conti e Di Gennaro nei pressi del pallone, si allontana Cabrini, batte Conti, pallonetto a cercare Altobelli, subentrano, poi sono due gli azzurri e c'è il gol ancora di Altobelli, gol di Altobelli ancora, meno male, siamo tornati in vantaggio al 28esimo del secondo tempo, vedete l'azione confusa, per un attimo si sono ostacolati Calderisi e Altobelli, con la punta del piede ha toccato ancora Altobelli, il nostro bomber al 28esimo, Italia 2 e Corea 1. Indubbiamente questi coreani hanno disputato buon mondiale, hanno tenuto in apprensione tutte le squadre che hanno affrontato, con la loro vitalità prima ancora che con la loro tecnica individuale, che pure non è trascurabile. Park Jung in possesso di palla, ecco Choi Song Ho, Park Van Graaf, lo ferma Cabrini, il tocco è per l'arretrato Calderisi, ancora Cabrini, viene in sovrapposizione Conti e Cabrini gli lascia la palla, accompagna Cabrini, combinano i due, ecco il passaggio a Cabrini, un dribbling riuscito, palla all'indietro per Calderisi, Calderisi da centralmente, buono l'anticipo di Altobelli, buono anche il passaggio per Di Gennaro, palla sul sinistro, indietro per Baresi che dà respiro alla manovra chiamando in causa De Napoli e andando poi in sovrapposizione, De Napoli, buono il passaggio, Calderisi, ancora De Napoli, De Napoli in mezzo, Altobelli, gol! E sono tre, forse c'è una deviazione. Zimzak Rae batte poi centralmente, c'è la palla deviata e poi il gol ancora di U Jung Mo beffa ancora la nostra difesa portando la Corea sul 3-2. Vedete il colpo di testa, vedete l'inserimento perentorio del giocatore U Jung Mo, che era giocato da terzino di fascia nel corso del primo tempo, che è venuto a centrocampo della ripresa e che segna ancora per la Corea. U Jung Mo.